senatore Lucidi, prego. Sì, grazie Presidente per la parola. Io brevemente mi associo all'appello di Manuela, che è stato molto toccante. Ritorno un attimo su quello che ha detto il senatore Mineo, per il quale nutro una grande simpatia, e mi permetto semplicemente di segnalare che oggi sul Fatto Quotidiano, nell'articolo di Travaglio, voi potete trovare tutti i nomi dei politici che sono stati nel corso degli anni espulsi dai vari partiti. Tra gli altri troviamo quelli espulsi dal Partito Socialista di Nencini, che ieri si scandalizzava tanto per quello che abbiamo fatto noi, però non si è scandalizzato per esempio per le espulsioni di Codignola, Bassanini, Enrico Dagnoletti, Veltri e altri. La lista completa di tutti i politici espulsi dal Partito Democratico si trova invece sul blog ilcannocchiale.it. Troviamo anche liste intere di amministratori semplicemente cacciati perché erano contrari alla TAV, scusate, e scorriamo giù fino ad arrivare anche a nomi ben noti cacciati dal PDL, eccetera eccetera, quindi con il motto che fai mi cacci. Chiudo semplicemente dicendo che il web è semplicemente un mezzo, ma i vizi e virtù dell'essere umano rimangono semplicemente gli stessi da sempre. Grazie. Grazie.